Per la terza dose siamo d'accordo che a farla, Green Pass obbligatorio, si è d'accordo, diciamo. Ma certo che onestamente io la terza l'ho fatta. Non so perché, se è una cosa utile per la salute, è giusto farla. Poi, se ognuno è libero della sua scelta, però c'è da dire che, diciamo, la paura pure io ce l'ho avuta per farlo. Però se è necessario, uno lo fa. Ora, per il fatto del Green Pass, a un certo punto sono anche, posso essere pure, diciamo, che va bene, perché, come si dice, se tu non ti vaccini, sì, anche se hai paura o non hai paura, per la salute è interessante farlo. E il Green Pass, almeno così siamo più liberi, diciamo, almeno possiamo camminare, fare, dire, insomma, fare la vita sociale che si fa tutti i giorni. Quello che non se la vuole fare, se sta a casa, non lo so, a un certo punto. Certo, non è che uno lo può obbligare, visto che il governo non lo mette obbligatorio, e allora a questo punto ognuno decide, dice io non me la sento, non lo faccio, basta. Però se il governo ritiene che è una necessità, oppure la sanità ritiene che è una necessità, lo fa obbligatorio e basta. Gioia Tauro, dopo Reggio, è il più grande paese della provincia di Reggio Calabria. È impossibile che questo quarto papparà là di sindaci che ne avevamo, io a bullare una ricetta che gira per la prostica o per una cosa o per una, e gira a farmi due volte. Mi bulla la ricetta, poi mi manda a Rosarni o a Navandannaccia. Un paese più grande per questi quattro papparà là di sindaci che non sono all'altezza, l'ufficio sanitario era qua. Ora è San Ferdinando, un paese di 23.000 abitanti, avvenire di un paese di 1.800 abitanti. Quindi una sanità che non funziona, non no, c'è niente. A Gioia specialmente non funziona niente. Lei la terza dose di vaccino l'ha fatta? Io feci vaccino, ora mi feci un vaccino per l'influenza, ora fra 15 giorni, cioè, che ne passare 20 giorni, poi mi faccio l'altro vaccino, la terza dose. Lei è d'accordo? Io sono d'accordo, mi faccio vaccino, poi se faccio un vaccino. Okay. Solo sono tutti d'accordo con queste quattro papere là dei sindaci, che non sono all'altezza, mi porta di cose a casa. Lei è d'accordo alla terza dose del vaccino, ecco, o Green Pass? Ecco, questo... Io ho molta fiducia alle istituzioni e ai medici, perché è una cosa che bisogna farla. Sono d'accordissimo. Lei ce l'ha fatta la terza dose? No, la prima e la seconda l'ho fatta, la terza la farò in questi giorni, perché mia moglie è medico e quindi non ci sono problemi di farlo. E quindi è d'accordo al Green Pass, visto sì, obbligatorio? Sì, sì. Sono delle cose buone, giuste, non è che sono... dove c'è il problema? Sono piccole cose, ma sono cose buone.